Mattina, io ho avuto tre collegamenti, alcuni dei quali sono ancora aperti, vedo ancora la folla di Trieste, vedo ancora i trasportatori a Roma. C'è tanta rabbia, questa cosa del Green Pass che a me francamente, confesso la mia ingenuità, mi sembrava solo un modo per campare più sicuri, invece ha coagulato rabbia, incavolatura, frustrazione, tanti sentimenti. Perché? Beh, noi veniamo da 2 anni terribili, eh. Cioè non possiamo pensare che non sia successo nulla. È successo qualcosa che la mia generazione non ha conosciuto, la coincidenza di una recessione economica e di una restrizione delle possibilità di relazione umana, civile, sociale, aziende che hanno chiuso, negozi che hanno tirato giù la saracinesca, persone che hanno l'ansia per il proprio lavoro, sono stati 2 anni terribili, dai quali si sta uscendo grazie alla scienza, non grazie ad altro, però è chiaro che gli strascichi di questo malessere sociale sono ancora Stamattina presenti. dei lavoratori collegati dicevano: beh, la sinistra dovrebbe stare dalla parte dei lavoratori, dovrebbe riuscire a parlare ai lavoratori. Tu sei cresciuto dentro il PCI, proprio il partito dei lavoratori. Oggi pensi che ci sia una possibilità di dialogo con questi lavoratori arrabbiati, con questi signori che stanno bloccando il porto di Trieste? O pensi invece che davvero è una minoranza che in qualche modo va il più Ma possibile guarda, penso, ignorata? ho sentito prima quello che diceva Remuzzi, aveva ragione, l'86% degli italiani ha deciso di vaccinarsi, quindi parliamo sicuramente di una minoranza. E tuttavia io starei attento, nonostante questo, a non schiacciare questa area di malessere sociale, verso i suoi, diciamo, sciagurati rappresentanti politici, mi riferisco a quelli che sabato scorso hanno fatto quello che hanno fatto, non ad Certo. altro. Bisogna convincere usando gli strumenti della ragione e anche gli strumenti delle normative che sono state messe in campo, ma non bisogna demonizzare, bisogna convincere. Senti, a proposito di storia, no? Dato che insomma, tu ti sei anche dilettato a raccontare i periodi storici che, insomma, che ti hanno visto peraltro giovanissimo ma protagonista, l'altro giorno la Meloni dice strategia della tensione, c'è una strategia della tensione facendo riferimento al fatto che quei manifestanti sono stati lasciati liberi in qualche modo di arrivare fino alla CGIL per quella vergognosa irruzione nella CGIL. C'è qualcosa, ti sembra invece un termine del tutto esagerato rispetto a quella strategia della tensione che tu, seppure da molto giovane, hai vissuto? Questa espressione prese le mosse il 12 dicembre del 1969, quando scoppiò una bomba a Piazza Fontana, una bomba per la quale furono incriminati degli anarchici, che poi invece si scoprì, sentenze della magistratura hanno confermato, essere di origine fascista. Non so se sia possibile utilizzare la stessa espressione oggi, significherebbe immaginare che ci sia diciamo una partecipazione di pezzi dello Stato alla creazione di una situazione di caos. Ho l'impressione che in questo momento lo Stato vorrebbe esattamente il contrario, cioè vorrebbe che uscissimo tutti insieme da questo tunnel. E io quello che ci tengo a dire però è che sarebbe bello se attorno a questi fatti di violenza ci fosse una condanna unanime e solidale di tutti, dopodiché ci si divide sul resto, ma sulla parte precedente, su queste scene, non si può avere dubbi e bisogna tutti tenere i toni bassi. Io, per esempio, le dico, non ritengo che sia giusto mettere in discussione la legittimità di forze politiche all'interno dell'arco costituzionale. Secondo me le forze politiche che oggi sono in Parlamento hanno La tutte frase di Provenzano assolutamente. lei non l'avrebbe Sì, che detta, poi ho lui ha capito. spiegato, ha fatto capire, però secondo me le parole vanno misurate in questo momento. Noi non abbiamo interesse a radicalizzare, noi dico paese, noi paese abbiamo interesse a ritrovare quell'equilibrio che naturalmente comporta una responsabilità chiara e delle posizioni inequivoche. Su queste cose qui non si può dire cose generiche, Scusi, mi bisogna dice una cosa a condannarle. proposito di questo, perché prima ci abbiamo parlato di questo anche con altri colleghi giornalisti. Le sembra una buona idea? La CGIL fa benissimo a fare una manifestazione dopo quello che è accaduto, i sindacati fanno benissimo a essere compatti, ma sabato, il giorno giusto, con la destra che dice allora diventa, la centrodestra dice allora diventa una manifestazione di parte, cioè anche su questo bisogna stare più attenti a tutti i particolari in questa Guardi, fase. probabilmente non volendosi fare uno sciopero l'unico giorno in cui un'organizzazione sindacale può fare una manifestazione, il sabato,
e farla 15 giorni dopo obiettivamente ha meno senso. Dopodiché spetterà domani agli organizzatori della manifestazione di fare in modo che la manifestazione rispetti il silenzio elettorale, perché anche quella manifestazione è chiamata al rispetto delle leggi dello Stato. Senta, questo libro, Tanto per cambiare, si ambienta in quel posto meraviglioso che è Villa Borghese. I non romani forse non sanno fino in fondo che cos'è, ma come dice Beltroni nel libro, è veramente una città nella città, è un posto magico. Però la città non può restare fuori da Villa Borghese in qualche modo. E a me colpisce molto questa corsa per Roma, perché è una corsa che ha avuto mille intoppi, mille dubbi. Cioè, quando lei fece il sindaco di Roma, fare il sindaco di Roma era la cosa più bella che ti poteva capitare nella vita, francamente. Sì, sinceramente sì. L'ha visto che oggi è un problema trovare i candidati, tutti un po' si sfida. Cioè, che sta succedendo anche a questo ruolo che lei ha fatto? Lei l'ha occupato con una grande, insomma, con una grande gioia, si vedeva, no? Sì. Che è successo? Ma sai, è successo tutto quello che è successo sul piano della crisi istituzionale e politica, per cui questo ha pesato dappertutto. E tuttavia alla fine i comuni restano il riferimento essenziale dei cittadini. Anche durante la pandemia la vicinanza dei comuni e anche la riscoperta dell'importanza dello Stato e delle istituzioni è stata molto importante. Dopodiché in generale noi sentiamo che c'è una crisi di impegno civile, no? Ma questo vale per le imprese, vale per tante realtà del paese. Io penso che chi si è messo in questa sfida, io ho incontrato l'altro giorno, ero a Bologna, ho incontrato il nuovo sindaco di Bologna, Lepore, e gli ho detto: guarda, tu farai il mestiere più bello della vita, perché non c'è nulla per chi ha passione civile che sia paragonabile a fare il sindaco della propria comunità. Quindi lo pensi ancora che il sindaco è più sì, bel mestiere? Assolutamente, assolutamente. Perché le cose che pensi possono accadere, e questo spesso gli uomini politici lasciano discorsi, ma quando tu risolvi il problema di una zona di borgata dove non c'era la luce o di una scuola in cui non c'era la palestra, tu hai cambiato la vita delle persone, l'hai migliorata, e questo resta. Io lo vedo, le persone ancora mi chiamano sindaco per strada. Senti, non ti chiedo chi voti a Roma, perché lo do per scontato, diciamo, insomma, si sa da che parte batte il tuo cuore, non c'è bisogno di fare come Conte con Beltroni, che chiede se il cuore batte a sinistra o a destra, batte a sinistra, lo sappiamo. Però la prima cosa che deve fare il sindaco, chiunque lì sia, per Roma? Adesso unirla, perché si è candidati di parte fino a domenica. Da lunedì si è il sindaco di tutti, e se c'è un mestiere, anche questo ha detto al sindaco di Bologna, se c'è un mestiere che richiede un passo indietro rispetto a... Poi viene il momento, come è venuto per Rutelli e poi è venuto per me, in cui si tratta di mettere sul piatto della bilancia, diciamo così, il paese, la città, e spesso si è costretti, come almeno fu nel mio caso, a prendere una scelta. Ma non c'è nulla di più del sindaco che deve essere percepito come garanzia di tutti, anche di quelli che non ti hanno votato. Senti, in tutto questo ieri il PD festeggiava oggi? 14 ottobre, ieri festeggiava i suoi 14 anni. Tu sei stato il padre anche del PD, poi hai deciso di lasciarlo ad altri, ma hai visto le ricostruzioni che stanno girando questa mattina? Cioè il Beltroni del 2008 che prende esattamente, voglio dirlo al millimetro, 12 milioni di voti alle politiche, e il PD del 2018, 10 anni dopo, che prende 6 milioni 160 mila voti. Che è successo? È un tracollo? Ma il tracollo è in primo luogo della partecipazione al voto. Io ho scritto un pezzo per il Corriere della Sera dopo le elezioni amministrative, invitando a ragionare in primo luogo su questo dato. Se nel 2001, quando Chiamparino e tanti altri eravamo candidati sindaci, votava l'80% nelle città e adesso vota poco più del 45%, beh, quello è il punto dal quale partire, cioè la disaffezione che c'è stata e che secondo me qualcuno pensava che sarebbe stata risolta dal populismo di varia natura
invece è stata accentuata, perché a forza di dire che fa tutto schifo, che la politica non serve a niente, la gente, aggiungo anche con quel tasso di sganciamento dal voto popolare che si è determinato nella formazione dei governi, perché noi abbiamo avuto tre governi in questa legislatura. Scusa, a proposito di questo, due cose. Una mi veniva in mente mentre parlavi sullo sganciamento. Ha detto Letta, il PD si sta riconnettendo al paese, lo pensi anche tu? Ma io penso lo stia facendo, soprattutto in questo momento stia facendo un lavoro utile, un lavoro importante. E due, a proposito di governi che sono sganciati dal voto popolare, Draghi lo è per definizione, dopodiché mezza Italia, un bel pezzo d'Italia pensa che è stata una manna dal cielo, perché abbiamo molto bisogno di avere una guida ferma e solida. Che deve fare Draghi, così me lo dici? Deve rimanere a Palazzo Chigi, deve andare al Quirinale? Come sentirevi sentirebbe più tranquillo Walter Veltroni, alias l'ispettore Buonvino? No, guarda, io quello che posso dire è che Draghi è agganciato al paese, questo sì, cioè in questo momento Draghi interpreta un bisogno del paese di serietà, di sicurezza. È la stessa sensazione che determinò in un altro passaggio molto difficile, 92-93, Carlo Azeglio Ciampi. Sono due figure che definire tecniche è poco, perché sono due servitori dello Stato e delle istituzioni che si sono messe a disposizione del Paese per accompagnarlo in una fase di transizione. Allora, Veltroni, sono rapita dalle tue ragionamenti.